Giacomo Marconi di nuovo con la maglia della nazionale, insomma dopo la tripletta di Coverciano, un gol anche a Roma. Intanto raccontaci com'è stato. Ah, è stata una bella esperienza, che è partita lunedì mattina a Roma e siamo stati 3 giorni insieme alla squadra in preparazione per il torneo che facciamo il 22 novembre in Portogallo. Ci siamo conosciuti noi 22 compagni. E all'inizio, visto che eravamo di squadre diverse, non c'era un buon legame, invece con l'andare dei giorni ci siamo conosciuti, anche in campo sono arrivate combinazioni. Dunque, quindi mettendo in ordine le cose, allora Coverciano è stata la selezione centro-nord, dove erano impegnati una cinquantina circa di ragazzi, ricordiamo che le selezioni sono 4, circa 200, cioè a questo giro eravate soltanto 22. E sapete già se siete tutti quanti confermati? Ancora per il 22 no, novembre? Perché noi eravamo in 22, ma in Portogallo si può andare solo in 20, quindi due di noi restano a casa. Quindi insomma, se lo consideriamo come una specie di X Factor, c'è ancora qualcuno che potrebbe... Essere a casa. Ho capito. E tu, facciamo qualche previsione, dai, come... Ah, io spero di andarci, perché sarebbe una bella esperienza andare a giocare e confrontarsi con altre nazionali, visto che giocheremo contro Portogallo, Spagna e Finlandia, per confrontare il nostro gioco a quello estero. E tu hai indossato come sempre la maglia numero 9, dico come sempre perché la seconda volta si può dire sempre già, quindi sei partito titolare in questa partita, hai giocato il primo tempo, giusto? 35 minuti, abbiamo fatto 7 gol, cioè 5 nel primo, 2... Noi nel primo tempo 5. Esatto. E il tuo qual è stato? È stato l'ultimo, il quinto. Il quinto? Sì. Ah, bene. Come è avvenuto? Un'azione dopo Di Maggio, il capitano, che gioca nell'Inter, ha fatto un cross. Una deviazione mi è arrivata sulla gamba e l'ho indirizzata verso il portiere, ribattuta del portiere, io in tapino ho fatto gol. Proprio non potevi evitarlo, insomma, sì. Non potevi esimerti questo giro da realizzare. Come ti sei sentito rispetto a Coverciano? Mi sentivo... Vabbè, la gente le persone sia a Coverciano che a Roma erano di alto livello. Anche gli altri ragazzi erano tutti forti, quindi si andava veloce e correvamo molto. Certo. Senti, raccontami un po', ma secondo te perché sei riuscito ad arrivare anche a questa seconda tappa importante dopo Coverciano, sei arrivato lì? Perché noi come squadra stiamo lavorando duro, ci alleniamo tutti i giorni ad alta intensità e arrivano dei risultati e questa volta sono stato premiato io, ma come una prossima volta potrà essere premiato un altro. Quindi quando dici noi stai dicendo noi del Parma, chiaramente. Parma, sì. Perfetto. Senti, siamo ormai verso la conclusione della nostra chiacchierata, allora sei ritornato, hai avuto modo di rivedere i ragazzi dopo questi 3 giorni. Insomma, il prossimo obiettivo è fare bene anche con la Spezia. Come la stiamo inquadrando? Ah, ci stiamo. Io che sono ritornato oggi, siamo, nonostante i giorni lavorativi di lunedì e martedì, stiamo andando forte e vogliamo ottenere un buon risultato anche domani. Ultimissima cosa, hai parlato con la CT, l'hai conosciuta, ti ha dato suggerimenti, cosa raccontava? L'abbiamo conosciuta e sinceramente chiede delle idee di gioco simili a quelle che abbiamo qua al Parma. E questa è una bella cosa. Sì, vuol dire che è linea, cioè che sono simili come modo di gioco. Uh-huh. Poi... No. Basta. Basta? Sì. Suggerimenti personali, niente. Cosa far meglio, cosa far peggio. Si può sempre migliorare. Sì. Lavorando duro. Lavorando duro, perfetto, grazie mille e in bocca al lupo, mi raccomando, insomma, che questo esemplare non resti l'unico, mi raccomando. Ciao, grazie.